Ciao a tutti e benvenuti nel nono video della seconda stagione del canale. Io sono Nicolò e questo qui è Ivan, il nostro regista. In questo video vi parlerò di un'altra famiglia di insetti, che è la famiglia Cerambicidae, che comprende numerose specie d'Italia, alcune delle quali sono in pericolo di estinzione. Per cui, senza perdere altro tempo, direi che cominciare. Alla famiglia Cerambicidae appartengono circa 26.000 specie diffuse in tutti i continenti, eccetto ovviamente l'Antartide, mentre in Italia sono presenti circa 270 specie. La caratteristica principale di questa famiglia, che la distingue dalle altre, è la lunghezza delle antenne, che in alcune specie possono essere addirittura più lunghe del corpo stesso. In altre specie però le antenne... Ma puoi spostarti? In altre specie le antenne... Te coppe. In altre specie le antenne sono più piccole e quindi possono essere confusi con altre famiglie, come ad esempio gli edemeridi. Le larve sono carnose e di colore bianco. Soltanto la testa in genere è sclerificata, mentre le zampe sono quasi del tutto inutilizzabili e atrofizzate in quasi tutte le specie. La colorazione degli adulti invece è molto varia, infatti va dal nero e dal marrone scuro dei Cerambic cerdo all'azzurro e al nero della rosaria alpina. E inoltre ci sono anche specie come ad esempio la romia moscata, che sono di un colore verde brillante con riflessi ramati. E questo è solo per parlare di specie italiane. Andando all'estero invece si possono trovare insetti come quello che ho preparato nel video della preparazione di coleotteri di grandi dimensioni, che era un Cerambicidae amazzonico. I Cerambicidae si possono rinvenire in tutti i continenti, come ho già detto, però sono specie estremamente legate alle piante, in quanto sono tutte specie fitofage, cioè che si nutrono di piante. In particolare le larve della maggior parte delle specie sono xilofage, cioè scavano gallerie nei tronchi e si nutrono di legno, mentre altre sono rizofage, cioè si nutrono di radici. Una volta raggiunta la maturazione, la larva scava una celletta nel legno o nella terra se si tratta di una specie rizofaga, dove si trasforma in una pupa o crisalide, che è lo stadio durante il quale avviene la metamorfosi. Durante questo stadio la pupa diventa molto simile all'insetto adulto, a parte per il fatto che è quasi interamente immobile ed è di colore bianco, con le zampe ripiegate in avanti e le antenne, se sono di una specie con antenne molto lunghe, sono ripiegate a spirale attorno al corpo. Una volta terminato lo stadio di pupa, il Cerambicidae adulto rimarrà però all'interno della cella pupale in attesa della sclerificazione dei tegumenti, un periodo che può durare anche circa un mese, dopo il quale però uscirà all'esterno. I Cerambicidae adulti si nutrono di materiali di origine vegetale, come polline, foglie o anche frammenti di legno. Esistono però specie che durante lo stadio adulto non si nutrono affatto e vivono soltanto il tempo necessario ad accoppiarsi e deporre le uova, e poi muoiono. Nella mia collezione ho pochi Cerambicidae perché mi interessano principalmente altre famiglie, però ho comunque 5 specie di questa famiglia. La prima specie che vi mostro è questa. Questi due insetti appartengono alla specie Rutpela maculata, un Cerambicidae che a sua volta appartiene alla sottofamiglia Lepturinae e che è ampiamente diffuso in Europa e in Medio Oriente. Può raggiungere i 2 cm di lunghezza ed è caratterizzato da questa colorazione con sfondo giallo e macchie nere. Gli adulti si rinvengono principalmente sui fiori, mentre le larve si nutrono del legno di alberi decidui. La seconda specie che vi mostro è il Trichopherus olosericeus. Questo Cerambicidae appartiene alla sottofamiglia Cerambicinae ed l'adulto è di colore bruno-grigiastro. Le larve invece si nutrono di legno morto, quindi possono causare danni alle abitazioni costruite con questo materiale. Gli adulti invece si possono rinvenire da maggio a agosto. La terza specie che vi mostro invece è la romia moscata, una specie anch'essa appartenente alla sottofamiglia Cerambicinae. Questo animale rappresenta un bellissimo colore verde brillante con riflessi rameici e può raggiungere i 3 cm di lunghezza. Gli adulti si rinvengono spesso sui fiori, mentre le larve sono legate in modo particolare alle piante di salice
Infatti, l'esemplare che ho io mi è caduto dal cestino della bici proprio mentre passavo sotto un albero di salice. Il Monocamus sutor, invece, è la quarta specie che ho in collezione. In particolare, questo esemplare è una femmina, poiché le antenne dei maschi sono molto più lunghe di così. Questa specie può raggiungere i 2 cm ed è diffusa in tutta Europa. In particolare, la larva si nutre di legno, in particolare di abete, anche se può attaccare altre piante. L'ultima specie che ho in collezione è il Morimus asper. Questa specie dà il nome tristissimo, è diffusa in tutta Europa, anche se la sua popolazione è in declino a causa dell'incapacità di questa specie di volare e quindi dalla sua scarsa capacità di colonizzare nuovi ambienti e dalla distruzione dell'habitat in cui vive, cioè boschi vecchi ricchi di legno morto. La larva si nutre del legno e di diversi tipi di piante e l'adulto si rinviene principalmente nel mese di maggio e in particolare di notte. Una particolarità di questa specie è che è in grado di produrre un suono simile a uno stridio se viene minacciata. E lo fa praticamente sfregando l'articolazione tra il protorace e il mesotorace. Quindi anche questo video può terminare qui. Spero che vi sia piaciuto, in tal caso mettete un mi piace e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!